Terza settimana estiva mai più da soli. Quest'anno alcune novità, innanzitutto l'aumento del numero di iscrizioni, abbiamo 18 famiglie con più di 20 bambini presenti, perché non abbiamo solo i bimbi e i ragazzi con disabilità, ma ci sono anche alcuni fratelli, quindi proprio un lavoro di famiglia al completo, ed è un'esperienza questa molto, molto bella. Sempre inerenti al mondo musicale, che sono la ritmica dal croce, la danza inclusiva, momenti di gioco libero più strutturato. La settimana estiva rientra nel progetto Insieme, che è iniziato a ottobre, che abbiamo concluso con una festa a giugno all'interno della Casa del Pellegrino in collaborazione con ANFAS e con Over Limits, ritagliando sempre appunto dei momenti poi per i genitori, e questo è stato gradito tantissimo perché non c'è mai tempo per loro. In questa settimana loro riescono a sperimentare un tempo per loro. Musicoterapia, e in particolare il metodo che utilizziamo è quello della relazione circolare. Lo chiamiamo giocare, e dentro il termine gioco c'è un valore estremamente profondo. Muoversi, anche soltanto il piede che tenga il ritmo, anche un piccolo cenno delle spalle, della testa. La musica è un'onda di energia e ti muove. E quando un bambino ha qualche fatica specifica, l'energia che il suono dà può essere un'enorme risorsa per condurlo insieme. Come tutte le esperienze, ti permetterà di scoprire un pezzettino di te, un pezzettino del mondo. Perché io devo calibrare l'improvvisazione, i suoni che utilizzo, sul bambino che ho di fronte, perché magari riesce a muovere solo una manina e a suonare un sonaglino appena appena, ma su quella proposta io poi ricreo, invento, gliela rimando, e così si crea davvero allora un suonare insieme, un condividere. La presenza del genitore è fondamentale, cioè il genitore vedendo il bambino in questo ambiente vede un bambino competente, non un bambino che sempre non sa fare, e anche il genitore cambia un po' il suo sguardo sul figlio, altrimenti vede sempre solo tutto quello che il figlio non è. Questa settimana estiva è un momento di condivisione e un momento di crescita sia di gruppo che personale. Anche conoscere le stesse famiglie e giocare insieme e divertirsi. La settimana estiva si crea veramente una rete di supporto e di confronto e di condivisione, sia tra i bambini stessi e tra i ragazzi stessi, ma anche con noi volontari e tra le famiglie. È un modo per conoscersi e conoscere gli altri, oltre a se stessi. Sulla comunicazione e integrità. È veramente un luogo molto accogliente. Allora, è una settimana di collaborazione in cui si sta tutti assieme. In più, rispetto alle settimane scorse, adesso c'è un po' più di lavoro da fare. Questa settimana estiva è un conoscersi con gli occhi. Molti bambini infatti a volte neanche hanno l'abilità di parlare e di farsi capire attraverso la voce, e quindi è lì che entrano in gioco gli occhi, e in particolare come questi rispecchiano il loro stato d'animo. La vera autonomia dei bambini si sviluppa a partire dalla moltiplicazione delle dipendenze, perché se io affido all'altro un pezzetto delle mie difficoltà, allora posso ricavarmi dei momenti di autonomia per me. Abbiamo famiglie che si stanno supportando, aiutando le une con le altre, non si conoscevano prima, che attraverso il mangiare assieme, il giocare assieme, il ballare assieme, il suonare assieme, scoprono proprio come quante cose in comune hanno, quante differenze anche hanno, ma proprio a scoprire quel mai più da soli, che è il nostro motto, che allora si diventa forti perché si mettono insieme le fragilità.